Ciao, Iona. Com'è bella. Come sta bene vestita così, signorina? Beh, trovo anche lei molto elegante. Ecco, le presento Pierugo. Molto lieto, Pierugo. Il mio cagnolino adorato. Io senza di lui non posso vivere. Lo capisco. E senza di me non cena. Per questo l'ho dovuto portare. Certo. Dove l'ho sapete ragionare? Piacere, Fantozzi. E poi è pechinese, con i giapponesi siamo lì. Andiamo, signorina. Ho prenotato da 3 mesi. Ah. Vedi, Pierugino, tutti questi signori che mangiano la bambina, come dirò dalla tua mammina, guarda. E là, ci sono i pesciolini che diventano sempre male. Ci pensa lei dare qualcosa da mangiare a questo piccolo cane? Le regole dei ristoranti giapponesi sono tremende. La prima è che il personale parla esclusivamente il giapponese stretto. Buongiorno. Questo can, dog, mangia. Fammi. Fammi. Cucina. Mangia. Tu cucina. Ande. Comprende. Signorina Silvani. Signorina Silvani. Senta, allora Pierugo è sistemato. Ah, la ringrazio. Direi in cucina che mangio. Senta, bisogna inchinarsi qui sotto. Io cosa? Le regole. Si inchini lei, per favore, non potrei. Oddio! Signora, mi scusi, dovevo farlo io che sono l'uomo. Oddio! Ce l'hai dopo. Le piace qui, signorina? È carino, no? Un po' scomodo in ginocchio. No, io sto benissimo, veramente. Signorina Silvani, sì? Io vorrei, insomma, vorrei dirle la cosa più importante della mia vita. Dica. Beh, ha visto i pesci rossi? Sì, allora? Sono triglie. Cos'è? Che succede? Succede che da 7 anni, da quando l'ufficio personale... Okazama, sake. Cos'è? Sake, il famoso vino di riso giapponese. Ah, bene. Grazie. Grazie. Ma cos'è, piombo fuso? Ma no, signorina Silvani, va bevuto molto caldo. Ma allora lo beva lei. Vede, il segreto è buttarlo giù tutto d'un fiato e allora non fa niente. Niente. Ne fa accendere, ragioniere? Aspetta. Vede, niente, se tracanna, niente. Acqua fresca. Vede, signorina Silvani, io ho 7 anni che cerco di farle capire che io... Oh, bene! お待たせいたしました. Taihen oishii desu. Demo atsui desu kara. Osabari naranai de kudasai. 2000 do mo arimasu kara. Come? Yakedo shimasu. Ah, sì! Ecco. Che ha detto? Cioè, praticamente dice che, insomma, ha detto buon appetito. Com'è colto. Lo so, ma è più che 7 anni. Ma perché fanno così? Come? Dico, perché tirano i piatti? Qui dice. Sì, è perché è un'usanza tipicamente giapponese. Ah. Sì, come i russi, no? Sa che i russi tirano i bicchieri. Ecco, qui invece tirano i piatti. La prego, lo faccia anche lei. Ho paura di non essere capace bene. Che non mi venga bene l'urlo. Una volta sola. Per me. Lo faccio. Bene. Che bravo! L'urlo l'ha riuscito proprio bene, ragioniere, sa? Ragioniere, che fa? Sto controllando la temperatura dell'acqua delle triglie. Comunque, signorina, io... è da 7 anni che cerco di dirle. Ehi, Omuchido-sama, ikezukui de gozaimasu. Ikki ga ii desu kara ne. Dire. Che ha detto? Ha detto che le fa la livornese. Ah. Sa, con sì, un po' sì. di aglietto in una casserolina la mia. Le ha fatte a tocchetti. Grazie. Ma come, crudo? No, alla piastra. Crudo. Lo fa crudo. Mangiate, 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 per carità, non protestate, anzi sorridete.
Ma non con le mani, pazzi! Con le bacchette! Ha capito. Con le bacchette. Scusi. Buono. Ragionier Fantozzi, lei mi ha ingannato. Lei è più ciccione di prima. No. È questo tipo di giapponese che pensa. A presente? Butta. Va bene, si ingozzi anche quest'altra porcata, ma presto, è perché ne ho abbastanza di lei e di questo posto. What is this? Cosa è questo? Finalmente un po' d'arrosto. Era ora. Toso? Pier Ugo! Ma non... Lei è un assassino! Assassino di pechinesi! È un errore! Non mi hanno capito! Non sono un assassino! Non è colpa mia, ve lo giuro! Io non c'entro! Io non volevo! È un equivoco! Abbiate pietà! Credetemi! Per favore, un equivoco della cucina giapponese! Io non volevo! E allora mi faccio karakiri con le bacchette! Mi dia una mano lei, per favore! Sta sotto il tavolo. Scusi! E allora no! E allora mi suicido! Mi suicido nella vasca delle triglie crude! Fedeli discepoli! Discepoli, ehi, tu Caifa! Grande sacerdote, dammi dei pani! No, niente pane qui! Guai a chi chiede pane! Soltanto riso! Il pane è proibito! E allora, eccezionalmente dal lago di Tiberiade vi farò la moltiplicazione dei pesci e del riso in bianco.